Salve a tutti ragazzi, sono Sergio Adrian, benvenuti sul mio canale. Siamo qua con l'episodio numero 10 della carriera con l'Udinese. E oggi ci giochiamo una bella fetta di stagione, ragazzi, perché si va a giocare contro il Napoli. Diamo un'occhiata rapida al calendario, giocheremo contro Napoli, Roma ed Inter. Ok, allora. La maglia rossa al Napoli, dai. Avete pur visto l'episodio precedente in cui abbiamo preso la libecciata dalla Roma in una maniera incredibile. E comunque oggi cerchiamo di non ripetere la figuraccia, anche perché Napoli è una squadra che comunque avete visto anche nell'episodio, mi sembra il 5, che era la gara andata. È una squadra con cui si riesce a giocare. Benvenuti a Piero Gibardo e Stefano Nava. Piove e neanche poco, e vedremo se ci sarà la Roma di gol in questa sfida davvero interessante. Se imbrocchi la partita male, la perdi. Mi è capitato di perdere 3-0 primo tempo nella mia carriera col Milan. Il match l'Udinese. E poi comunque aveva pareggiato 3-3, però insomma. Gli ospiti, allora attacco pazzesco, il migliore del campionato. Alanamsic, Amsic. A disposizione. La palla dentro! E tra un po' lo prendiamo già. Tra un po' lo prendiamo da Insigne. Ottima partenza. 10 più. Montolivo, progressione di Montolivo. Ottimo, progressione di Montolivo. Ok, ok. Meno ok. E c'è il gol di Riccardo Montolivo. Ingenuità magistrale. Del... Non riusciti a battere il portiere con questa splendida. No, la difesa del Napoli. Guardate qua. Cioè, in questa azione. Grande anticipo sulla questo gol si poteva evitare. Ma il fatto sta che siamo sopra. Siamo sopra, quello è una cosa importante. Wilmer, ottimo dribbling. Rimessa laterale per il Napoli. Koulibaly finisce il primo tempo piuttosto anonimo. 1-0, segna Montolivo, meglio di nulla. Qui ovviamente mettiamo un Bakobu, ma è l'uomo del secondo tempo, lui una sostituzione. Di solito magari è perché devi salvare anche col Napoli che manovra il primo pallone. Pessimo Ulam. Ecco il tiro. Meta Macella. Non è finita, Jorginho. E la paratona di Scuffet. La paratona, ragazzi. Vale oro questa palla di Scuffet. Quarto calcio d'angolo di fila. Ancora Simone Scuffet. Koulibaly, Zapata. Ottimo l'intervento. Siamo con l'ultra difensiva. Palla dentro per Bakogu. Bakogu, Bakogu può chiudere. Bakogu. La respinta. Rete. 2-0. Nel momento più buio entra e segna Jerry Mbakogu. L'acquisto forse più azzeccato, veramente. Bravissimo, bravissimo Jerry Mbakogu, ottimo. Ispirazione di Insigne. L'allenatore gli ha dato fiducia, lui l'ha ricambiata nel migliore dei modi. Un gol da grande opportunità. 2-0, 2-0. Avanti. Dentro Widmer. Widmer, Tris dell'Udinese. Questa è la vendita della Roma. Che aumenta ulteriormente Widmer. Di sicurezza. 3-0. Grande conclusione. Entra Norbawi e Felipe. Non manca molto al termine. Questo risultato può dare fiducia. Trova dentro per Bakogu. Esce Reina contro la Sampdoria. Scusate, non è entrato Norbawi, è entrato una prestazione convincente. Rider, Matos. Va dentro per Badu, il Napoli è tutto avanti. Va dentro per Bakogu. Ottima la parata di Reina, di Pepe Reina. Callejon. Due minuti recupero. Callejon, la palla dentro, passa. E passa. Rinvio lungo di Scuffetta, aspettiamo solo il fischio finale. Maggio, ultima azione, Bakogu, sfruttata male, forse no. Badu, non ce la fa più, esausto Badu.
Matos. È chiaro che vorrebbero chiudere. La partita finisce dunque sul risultato. Era un eurogol, però vabbè. Sarebbe stato un eurogol. Si va avanti con il nostro episodio numero 10. Number 10. Adesso si va a simulare contro la Sampdoria. Diamo ancora allenamento ai nostri giovani come sempre. Simulato Valotti, quindi ripartiamo dai portieri. Ok. Terzini, Malagna. No, Valotti. Campisti venuti e Pasciuti. Piano piano questi giocatori vedo sempre che riescono a voler di fare, insomma, diventeranno forti. Ma è aumentato addirittura di 2 il nostro terzino destro. Andiamo avanti, che si muoverà, come detto precedentemente, contro la Sampdoria. Samir ci ringrazia per l'opportunità che gli stiamo dando. Qui non vinceremo perché tanto ormai sarebbe partite simulate, riescono 1-1. E qua finisce 2-2, c'è... No, si è rotto Montolivo, ragazzi. Si è rotto Montolivo. Si è rotto Montolivo, aiuto. 2 mesi. Ok, stagione finita per Montolivo. Bisognerà giocare con Lodi, per forza. Non abbiamo più giocatori. Non abbiamo più giocatori, ragazzi. L'abbiamo pagata cara e bisognerà giocare con Lodi fino a fine stagione. Andiamo avanti. Siamo ancora quinti in classifica. Abbiamo qua l'aggiornamento mensile dell'osservatorio, come in ogni episodio, ovviamente. Voi non vedete perché c'è la telecamera, comunque questo standard 67-91 si può andare dentro. E nessun altro mi sta soddisfacendo al momento. E andiamo a giocare in casa contro il Chievo, simulare anche questa, perché insomma l'episodio è abbastanza ricco da sé. 2-0, De Paul e Zapata, guardate un po'. Questa partita potrebbe cambiare un po' sorti della stagione. Adesso, ragazzi, ci si gioca tutto. La partita più difficile della stagione è ora, ed è rigiocare contro la Roma un'altra volta. Ci proviamo. Proviamo ad andare almeno in finale di Coppa Italia, che sarà nel prossimo episodio, ovviamente. E nell'episodio dopo ci saranno ci sarà la Coppa del Mondo. Quindi vedranno due, magari, fase gironi e fase eliminatoria. Sì, scusate, ci sono gli europei. Sto confondendo. Però ci sono gli europei, non la Coppa del Mondo. Coppa del Mondo quest'anno. Tutto pronto per il match di ritorno con il risultato degli europei, che dà buone speranze alla squadra di casa. Vedremo, però oggi deve mantenere alto livello di concentrazione. Il mese, fase gironi e eliminazione diretta. Ok, ragazzi, adesso non si può sbagliare. Partiamo con una difensiva e andiamo a fare il sacco di Roma. El Shaarawy. E Shaarawy, attenzione, già primo brivido per la Roma. Totti è andata bene che l'ha sparata in tribuna. È andata bene che l'ha sparata in tribuna, ragazzi. Obiettivo numero uno: non prendere gol. Attenzione, Scuffetta. Cosa ha preso? Schio alle sovrapposizioni. Se ne vado, c'è l'opportunità di tirare. Non ha visto la palla. Non ha visto la palla, ragazzi. La partita è lunghissima. Manca una vita. Allarga per Widmer. Widmer. Widmer, tua specialità. Widmer. Widmer. 1-0, ragazzi. 1-0. Vendetta. Vendetta. Vendetta alla Roma. Vendetta. Ed è 1-0. E questo gol può significare tantissimo.
può significare tantissimo, ma la partita è ancora lunga. La partita è ancora lunga. Saputo calcolare il tempo. Entro per Sarà di nuovo il triangolo. Palla che termina lontanissimo. Oi, Nainggolan. Mario Rui, Nainggolan. Scuffetta, ne ha presa un'altra, ragazzi. Saranno 2 minuti di recupero. No, 2 minuti di recupero. Sarà se la porta quasi fuori. Attenzione al cross. Va al cross. Bene, attenzione. E c'è il gol. È il gol che vale la parità. Ragazzi, Francesco Totti, il giocatore ha trovato il tempo. Difesa oltranza. Grande cross. Finisce il primo tempo 1-1. Poi la palla che per me era già fuori, però vabbè. Entenamba Kogu, come al solito. Occhio perché lo dovrò schiare forse più spesso titolare. Contro l'Inter, se lo schieriamo titolare. Ragazzi, Totti. Strootman. È andata bene che non ci è arrivato ancora Totti. O Perotti, chi sceglie davanti. La possenza di Danilo. L'Udinese di scena fuori casa affronterà l'Inter. Non vedo l'ora. Attenzione. Badu! La chiude lui! 2-1! 2-1, la chiude lui, che poi c'era anche rigore se lo prendeva. Grande abilità di tiro come la sua. La chiude lui! La chiude Badu! Il punteggio adesso è di 2-1. La chiude lui, ragazzi, 2-1. Aspetta la palla lì, Bakogu. Dribbling, contro dribbling, Bakogu! Bakogu, 3-1, vendetta! Ed è vendetta la Roma! Non è 3-0, è 3-1, ma va bene. Jerry Mbakogu. Siamo 3-1, magari non finirà con Raui. È fuori. Pare il Sharawi, però ti sarà! Sbagliato una buona occasione. Fenomeno. Sprecata questa, dopo tutto il buon lavoro. Cerca di ripartire con un calcio d'angolo dalla disperata, magari. Alla stile Milan del derby. Salah, non puoi fare fallo Zapatano perché non mi può passare la partita contro l'Inter. Mario, non abbiamo fatto neanche cambi. Nainggolan. Depol, Nainggolan. A parte Bakogu. Widmer. Prova al volo. Nainggolan, angolo. Centro il difensore. Sarà calcio d'angolo per la Roma. Non sale neanche il portiere, non sale neanche Alisson. Palla dentro. Widmer, buttala via! Ed è finale, ragazzi! È finale di Coppa Italia? Strasudata. Ma è finale. Vediamo adesso. Saremo contro la Juventus, che ha batacchiato il Milan 5-0. Saremo contro la Juventus in finale. Come 9 volte su 10 succede. 300.000 euro che comunque fanno un po' la differenza. Allenamento quick. Battocchio sul portiere, che scommetto diventerà fortissimo. Un nuovo estendardo. E poi Benegiba. Cerco anche questa volta di non fare un episodio di 40 minuti. Anche se comunque lo taglio sempre l'episodio, ragazzi. Cioè, l'episodio scorso, il numero 9, è durato tanto. Però, insomma, durava molto di più, l'ho tagliato. E adesso è stampa, ok. Adesso Rodriguez. Che ragazzi, fucili in spalla, si va a Milano. Siamo quarti. A 3 punti da riprenderci la vetta. Sicuramente non la riprenderemo. Però meglio fare passi avanti per poter sognare. Per la prima volta in questa stagione metto titolare
Bakugou. Voglio mettere titolare in Bakugou. Voglio vedere come se la cava dal primo minuto lui. Ottima punizione di Lodi. Ce la andiamo a giocare a San Siro, ragazzi. Stefano Nava vi dà il benvenuto a San Siro. Oh, la scala del calcio, tutti seduti. Tutti seduti. Sfida tutta da seguire quella di oggi tra Inter e Udinese. Fa perfetto per i totici. Inter e Milan. L'ospitale di gara interna di Milan e Inter. San Siro è stato spesso teatro di concerti. Hanno esattamente 10 punti meno di noi. La Roma è quinta. Tanti gli artisti che pur quanto ci abbia battacchiato una partita che secondo me ci è costata cara. Passando per i nostri Vasco Rossi e Ligabue, giusto per fare qualche nome. Andiamo subito all'Inter con Condobbia. D'Ambrosio, la palla dentro. Spazza con Dobbia, scuffetto sicuro. Sicura del portiere. Interrompe l'azione con un intervento Zapata dentro per Widmer, ottimo Widmer. Recupero. La palla dentro Zapata! Il primo gol della gara. Sempre lui! Proprio lui! Sempre lui! E c'è il gol! C'è il gol che sblocca la partita. Duban Zapata. E questa è la conclusione giusta, raso terra, angolato. Niente da fare per 1-0 per noi. Ecco 1-0 per noi, ragazzi. 1-0 per noi. Occhio al cross. Non c'era a sbagliare. Nulla da fare. Messa al fondo. Buona opportunità per pareggiare. Avrà modo di riprovarci. Non è uno che si abbatte facilmente. Bakugou. 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 Bakugou, Handanovic, l'ex Handanovic, calcio d'angolo. Allora che finisce in angolo. Non era così difficile da parare, però insomma. Con testa a Handanovic. E se abbiamo un infortunato, no? Un altro. Intervento pulito sulla palla. De Paul. Attenzione, c'è un infortunato. Ed è Erto. Ed entrerà Angella, ragazzi, entrerà Angella. Indicato dal tabellone del quarto uomo. E l'Inter ci ristrutturerà a palla, meno male, meno quello. Angella e finisce qua il primo tempo, 1-0. La mette dentro lui, Duván Zapata. Poteva mettere dentro anche Bakugou, però è andata male. Si ricomincia con l'Udinese che è avanti dopo la prima frazione. Ah, Gio Mario. Occasione per l'Inter. Candreva esterno della rete. Stanno cercando in tutti i modi di trovare il pareggio. Scuffetto lungo. La palla dentro, Samir, ottimo, De Paul. Questa partita potrebbe valere tanto. Punizione da posizione interna. Punizione per l'Inter. Perché punizione per l'Inter? Perché punizione per l'Inter? Ora va Perisic, la chiocca dentro. Meno male. Stanno facendo di tutto a caccia del gol del pari. Tutti su ragazzi, tutti su. Terò contro Nagatomo, ragazzi. Sfida tra titani. Su di lui. Terò, la meglio lui. Terò entra e segna. E l'Udinese la chiude qui. 2-0 all'Inter a San Siro, dove si perse nell'episodio 8 contro il Milan. Però non sembrano davvero avere presa, sembrano volersi fermare. Trittoli. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Bakugou dentro per Badu. Dentro per Badu. Dentro per Terò. Handanovic. Mostruoso. Allora qua ci godiamo il recupero, ragazzi. Ci godiamo il recupero. Tre punti molto importanti contro una squadra che comunque ha cercato il filo da torcere. Badu, l'errore di Medel, Badu. Stanno cercando di... Peccato, volevo il 3-0, ma va bene così. Abbiamo aperto 2 l'Inter. Il Milan ha pure pareggiato, ragazzi, ha pure pareggiato il Milan. E questo è un buonissimo segno.
8 settimane Erto, 2 mesi pure Erto ragazzi. Non avevamo più nessuno da mettere. Si doveva promuovere qualcuno la primavera perché andiamo praticamente avanti senza giocatori. Poi il difensore più forte tra l'altro. Ragazzi, il nostro episodio si conclude qui. 40 minuti, almeno io, poi tagliato non so quanto verrà. Vediamo le ultime mail. Porto mensile, ecco questo. Questo battocchio, mi dispiace, ma lo cediamo. Perché è 71-83, insomma, una valutazione già un po' bassa, ragazzi. Cediamo battocchio, mi spiace. E cediamo anche Stendardo. Io vi ringrazio, lasciate like e scrivetevi com'è qua sotto. E alla prossima, ciao a tutti da Sergio.